tedesco Scherer, questo è il tedesco Markus Scherer, un avversario temibilissimo, ed ecco Vincenzo Maenza, dicevamo, un atleta di 22 anni di Imola, che quest'anno ai campionati europei è stato terzo. Seguiamo con Carlo Piovanna, ecco iniziato il combattimento. Gli atleti sembrano caricatissimi, vista l'importanza della posta in palio. Siamo alle prime prese e quindi non è possibile ancora capire quale sarà l'andamento dell'incontro. I due avversari si sono in precedenza già incontrati in un torneo internazionale e in quell'occasione Maenza si aggiudicò l'incontro per grande superiorità, quindi una vittoria nettissima su Scherer. Scherer però c'è da dire che è un atleta, come diciamo, temibilissimo, un atleta temibilissimo che ha ottenuto dei grossi successi già in campo internazionale, come d'altra parte anche Vincenzo Maenza. Sì, attualmente Scherer è vice campione del mondo, si è classificato secondo nei campionati del mondo dell'83 e quindi diciamo ha tutte le carte in regola per poter porre la sua candidatura a titolo olimpico, però diciamo il nostro Maenza non è da meno. E Maenza sul piano tecnico è molto forte, forse può avere qualche lacuna sul piano psicologico a volte. Ma dipende certamente da come si metterà l'incontro. Intanto in questa fase il tedesco è stato ammonito per passività e quindi Maenza ha posto in posizione di vantaggio. Vedremo subito se sarà in grado di eseguire la sua azione. Eccola, perfetto. Maenza è riuscito nel rotolamento ed ha acquisito il primo vantaggio. Questo è un fatto che psicologicamente è molto, molto importante, perché benissimo, bella azione. Ottima azione, bella, dovrebbe avere almeno 3 punti di vantaggio, ora si stanno indicando, esatto, 4 punti. 4-0, adesso ancora dovrebbe essere 7-0 a questo punto. Bellissimo, bellissimo Maenza. 7-0, vediamo se l'arbitro ha confermato la nostra conferma. 8-0, addirittura 8-0. Potrebbero essere i 4 punti, che vittoria. Oddio. Vittoria prima, bella grande vittoria, superiorità, bella medaglia d'oro per Maenza. Bella, con una grandissima azione in solo meno di due minuti, 1 minuto e 59, Vincenzo Maenza ha conquistato questa magnifica medaglia d'oro dopo 36 anni che la lotta greco-romana non saliva sul podio più alto di una Olimpiade.